Non mi è possibile essere presente ai vostri lavori, ma davvero desidero almeno manifestare tutto il ringraziamento per la vostra diffusione e soprattutto per il vostro lavoro. Confitarma riunisce un'esperienza straordinaria, importantissima, che mette assieme mondi, che mette assieme paesi, culture, religioni. Questo è sempre stato la caratteristica del mare. Nel mare, come nel cielo, i confini non si vedono, non si possono tracciare. Qualche volta li tracciamo e creiamo tante difficoltà, perché c'è quella grande legge del mare che è la fraternità, che è l'incontro, che è chiunque esso sia, lo aiuto, ma anche capiamo di essere passeggeri tutti quanti di un'unica grande avventura che il mare, le sue difficoltà, ma anche le sue straordinarie risorse, ci regala. Il vostro servizio, perché è proprio davvero un servizio, che è quello di unire, di attraversare il mare. Sapete quanto il Mediterraneo poi è stato nei secoli, è stato incredibile, di rete, di relazioni, di rapporti, le coste diventavano una cerniera, il mare diventava una grande cerniera. Ecco, il mio invito è di continuare a fare questo, perché abbiamo tanto bisogno di unire. Sono troppi strappi che poi creano tanto dolore, tanta violenza, tanto odio, che rende poi questa circolazione impossibile. Al contrario, il mare è fatto per essere navigato. L'apostolato del mare è proprio quello di incontrare in quel navigante qualcuno che come me, si direbbe davvero, è sulla mia stessa barra. E quindi c'è questa grande necessità di unire, è il vostro servizio, vi auguro davvero di continuare in questo sforzo e di aiutare un mondo che purtroppo facilmente si divide a ritrovare la bellezza di essere uniti, la bellezza della diversità che unita diventa grande ricchezza. Buon lavoro.